Mezz'ora al TG, in collaborazione con Allestimenti Scuotto, Centro Igea Sant'Antimo, Aldo del Villano Atelier, Marinella. Oggi la nostra attenzione è su arte, cultura e spettacolo. Sigla. Saluto i miei ospiti in studio, Pasquale Vallone, fondatore del centro Leggimi Forte di Pomigliano d'Arco. Saluto Lucia Monisteri e il suo libro Disordini in cucina, edito da Guida. E saluto Fabio Massa, regista, attore e autore del film Effetto Domino. Allora, andiamo a noi, Pasquale. Centrifuga, Leggimi Forti, che cosa sono? Una sorta di antologie delle periferie con, se vogliamo, il coinvolgimento di tutta Italia. Dunque, Leggimi Forti è un centro di lettura. Siamo a Pomigliano d'Arco, siamo nati 15 anni fa. E teniamo percorsi di educazione e promozione alla lettura nelle scuole, nel senso che noi proponiamo libri da leggere. I ragazzi fanno un percorso con l'insegnante e la lettura è sempre finalizzata all'incontro con l'autore. Noi il primo che abbiamo portato, siamo partiti dall'alto e siamo dovuti restare in alto, è stato Bruno Tognolini. Bruno Tognolini, per chi non lo conosce, ha scritto oltre 1000 filastrocche per la Melevisione, è stato quasi nominato il nuovo Rodari da Tullio De Mauro, quindi voglio dire, e abbiamo mantenuto questa altezza. Ultimamente abbiamo conosciuto Patrizia Rinaldi, alcuni anni fa, Patrizia Rinaldi napoletana, premio Andersen 2016 come miglior scrittrice per ragazzi, e lei diceva sempre: io devo fare qualcosa per te. Mi disse: ho un'idea, vogliamo fare un'antologia, io ti do l'idea delle periferie, tu contatti gli autori. E così è stato, lei ci ha messo l'idea, io ho contattato gli autori. Noi onestamente non pensavamo di avere tante adesioni. Ho mandato 30 mail, nessuno sapeva chi era l'altro invitato, quindi anche questa è stata un'iniezione di fiducia verso Leggimi Forti, e tutti gli autori tranne due hanno accettato. L'ultima a cui ho scritto è stata Dacia Maraini, anche lei è stata a Pomigliano d'Arco, le ho scritto e detto: guarda, mi regali un racconto, con mio grande favore lei mi ha regalato questo racconto dove il protagonista si chiama Pasquale. Quindi vuol dire, cosa voglio più? Pasquale, in quale misura, e ci colleghiamo tra poco con il direttore editoriale Sinnos, Ida Antonella Passarelli, il collegamento con Sinnos? Sinnos è una casa editrice, una cooperativa che edita libri per ragazzi, e nelle loro corde loro hanno proprio questi tipi di libri, lo dirà penso Della subito, quindi ci siamo rivolti a loro e lei, senza sapere nemmeno quali fossero i racconti, devo dire la verità, anche questa è un'altra prova di fiducia verso Leggimi Forti, ha detto di sì. Penso sia quasi finita la prima tiratura di Centrifuga, e quindi siamo pronti per la seconda. Ci colleghiamo con Ida Antonella Passarelli. Dottoressa, mi sembra di capire, dottoressa Passarelli, che sia Sinnos abbia sposato abbondantemente quello che è la mission del centro Leggimi Forti. Sì, e poi è la mission di tutti noi editori per ragazzi, è quella di far arrivare libri, buoni libri, nelle mani di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, perché possano crescere con un pensiero libero, con la capacità di scegliere, anche di avvicinarsi per esempio alle nuove tecnologie in maniera diversa e meno passiva, ma soprattutto di poter vivere una vita piena con un libro che ci accompagna, che non è poco, sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista proprio di allenamento di cervello. Nella nostra storia editoriale dal 90 noi cerchiamo libri e storie che con sapienza e senza troppi didatticismi e didascalie anzi mostrino la vita in tanti luoghi, in tante declinazioni diverse, dall'albo alla narrativa, passando per la divulgazione, sul diritto. A venire a Pomigliano, incontrare Pasquale Vallone e i suoi compagni, per me è stata un'esperienza straordinaria. È tanti anni che i nostri autori vengono invitati in quelle zone,
zone dove il libro, il lavoro sui libri e l'attenzione alla qualità dei libri che si producono è altissima. Diciamo che per noi Pomigliano e Leggimi Forte è quello che dovrebbe fare l'Italia, cioè se noi avessimo presidi come quelli che ci sono a Pomigliano, noi avremmo un paese di lettori non chiusi e polverosi, ma lettori attivi, lettori capaci appunto poi di costruire e immaginare. Grazie, grazie di essere stata nostra ospite. E giusto per rimanere in linea, proprio per i bambini c'è Zia Lu. Zia Lu che è praticamente qui seduta in studio, ma Zia Lu è quella che ha anche scritto proprio per questi ragazzi I disordini in cucina. Zia Lu, spieghiamo di cosa si tratta, perché sono praticamente le forchette che parlano. Innanzitutto vi ringrazio di avermi dato questa opportunità. Mi tocca ringraziare in primis Diego Guida, l'editore, e Max Schioppa, il fumettista, famoso fumettista della Rai, Verdetto Finale, che mi ha onorato e mi ha omaggiato dei suoi disegni. Disordine in cucina sono storie nuove, dove le posate, come le pentole, come le padelle, si intrecciano la loro vita con gli umani, creando storie un po' diverse. In questo caso ho dato la possibilità agli utensili che usiamo tutti i giorni, che usano diciamo i bambini tutti i giorni, diventino per loro una sorta di amici con i quali convivere, mangiare e divertirsi. E l'idea di dopo, che è già work in progress, è inutile dirlo, è di pensare alla educazione dei Assolutamente bambini a tavola, sì. E quindi il prossimo passaggio? Il prossimo passaggio da disordine in cucina si chiamerà disordine a tavola, ecco. Perché è nel disordine dei bambini che noi cercheremo di dare ordinare un po' quelli che sono i concetti del Galateo, naturalmente avvicinandoci a un'età di bambini piccoli, giocheremo con loro, però daremo l'opportunità sempre alle posate di diventare strumenti di insegnamento per i bambini attraverso il fumetto, quindi saranno le posate a insegnare ai bambini le loro posizioni a tavola, in modo che per il bambino non sia un'imposizione di un adulto, ma sarà lui stesso a giocare direttamente con questi oggetti, mettendoli al giusto posto. Lucia, c'è sempre un messaggio? Assolutamente sì. Anche nel disordine a tavola ci sono dei 5 piccoli racconti dove c'è sempre una morale finale, perché è quello che va dato al bambino, anche se in modo ludico, che è sempre quello più consono a loro. Noi ci colleghiamo invece via Skype con chi ha conquistato il mondo con una boatta. Abbiamo in collegamento Tony Cercola. Tony, in realtà che mestiere fai? Ciao Cristiana. Ciao. Il tema è importante, perché ho ascoltato che si parlava di bambini, una materia delicatissima. La boatta rappresenta il gioco del bambino. Penso che ho combattuto il bullismo con la boatta. La boatta, il gioco, stare assieme, la passione. Ecco, tutto questo ed altro in questo mio mondo, che tu che mestiere fai, bisogna capire l'artista come vive. Ma il tema può essere anche un altro, cioè la ritmoterapia con i bambini, facendoli stare a proprio agio. Per esempio, ho fatto una bella cosa con i bambini autistici, dove ho fatto contare con le percussioni fino a 10, che non riuscivano a contare, avevano problemi di psicomotore, quindi motorico, come si dice, e quindi è stata una bella cosa. Quindi la boatta, il mestiere, il musicista, questo mondo inventato da noi e da 35 anni, ormai io cerco di fare questo mestiere, farlo con la passione soprattutto, il recupero della passione dandola ai giovani, è tutto collegato. Tony, in realtà, qui chiedo alla regia di mostrare anche e far ascoltare un pezzetto di alcuni brani dell'album Patatrac. In realtà bisogna anche dire che tu hai cambiato, hai trasformato, hai unito un po' tutte le etnie. Se vogliamo, ti sei anche innovato abbondantemente. Sei nato molti anni fa, accompagnando poi anche personaggi che noi ricordiamo, soprattutto nella nostra città, come Pino Daniele, ma non solo. Oggi sei Tony Cercola che fa per gli altri e che mette assieme una serie di mondi. Sì, nacque il percussautore in tempi non sospetti, nacque l'esigenza di creare una melodia
su un tamburo muto che non aveva voce. E quindi è stata un'esigenza, come io ho curato la balbuzia con la radio. Tu sai benissimo che io ho realizzato, facevo Radio Nuova Napoli, ai tempi che tu facevi anche la radio. Quindi noi abbiamo, ci siamo curati con la musica. Per quanto riguarda Patatrack, io ho messo assieme vari giovani in queste cantine, suonando con loro però, non facendo il coach da presuntuoso stare e a giudicare questo va bene e questo non va bene. Sono andato oltre, sono sceso in cantina a suonare con loro, restituendo un po' di sound che io avevo avuto in quella stagione felice che era il Napoli San Paolo, dove tra James, Edoardo, Bernardo e Musica Nova, tutto quel mondo, e che era un mondo molto particolare dove ci si imparava, i tempi erano più stretti, però comunque se uno sbagliava c'era uno che diceva guarda che stai sbagliando. Oggi io voglio questo dei giovani, la passione che ritorna, e Patatrack serve a questo, mettere assieme tanti giovani che suonano i miei pezzi, con la differenza che suono anch'io con loro, capito? Grazie Tony, grazie di essere stato con noi. Io chiedo alla regia a questo punto di sentire e vedere un pezzettino piccolo di questo video di Tony Cercola. Una storia sulla vita e la sua trasformazione. La storia è di Lorenzo, un ragazzo che insegna in una scuola per stranieri, tra questo c'è Khalid, un bambino africano, che mentre gli parla dell'Africa e soprattutto gli racconta in modo amorevole di quella terra, se ne innamora anche lui, si innamora di questo continente nero, non ha dubbi, parte, inizia a realizzare il suo sogno. Arriva poi una telefonata e vediamo insieme il trailer e dopo capiamo di cosa stiamo parlando. Un film, effetto domino. L'amore per l'Africa è nato all'improvviso. Continente pieno di storia e di tradizioni. Chi di voi sa dov'è l'Africa? Quando ho conosciuto questo ragazzino qui. Per me Africa è molto, spero di tornare. Sì, è importante quello che stai facendo per questi ragazzi. Stai aprendo delle strade. Vado a insegnare in Africa, vado ad insegnare in Africa. Perché devo tornare? Fulvio, tu non puoi non dirgli la verità. Io non posso dire delle bugie, non capirebbe. Hai sempre fatto quello che volevi fare te. Se mi hai chiesto cosa voglio fare io. Giulio. Giulio cosa? Che succede? Fesseri, c'è di più meglio. No, infatti sto meglio. Forse devi dirmi qualcosa. Vattene! Vattene! E che bisogna sapere amare, sai? Non è importante trovare la persona giusta, ma innamorarsi. Un
La storia pare chiara. Fabio Massa, regista, attore e autore del film Effetto Domino. Facciamo incuriosire i nostri telespettatori anche rispetto a ciò che hanno visto da quel trailer. Io ogni volta che mi chiedono di parlare del film è sempre un'emozione, perché noi è un percorso che è durato per ben 2 anni. Noi siamo una produzione indipendente, infatti il film è prodotto da Goccia Film e Pragma, che sono 2 realtà indipendenti che finalmente arrivano al buio della sala. Ed è un passo veramente difficile, e soltanto già raccontare tutti gli eventi che sono alla base poi di un progetto del genere è per me fonte di grande ispirazione. E come quanto dicevi, tempo avete girato e siete andati naturalmente in questo? Sì, noi abbiamo girato per un totale di 5 settimane, di cui una settimana in Egitto, e parte anche in Senegal alcune immagini proprio in scuole che ci hanno aiutato per questo progetto e che non hanno permesso di dare poi la giusta collocazione delle immagini all'interno del film. Bei nomi, un bel cast. Sì, c'è Cristina Donadio, che sarebbe, tutti la conoscono come Chanel di Gomorra, la serie. Poi c'è Pietro De Silva della Vita è Bella, c'è Ivan Bacchi di molti film di Ozpedec, c'è Salvatore Cantalupo, che invece era il sarto di Gomorra all'interno del film, c'è Martina Liberti, attualmente in Un posto al sole, c'è Mohamed Zouaoui, che è il ragazzo che ha vinto il Globe d'Oro 2 anni fa con il film I fiori di Kirkuk, e poi ci sono io, ovviamente, insomma, mi ritaglio qualcosa anche per me. Una grande soddisfazione, poi avete girato la Puglia. Sì, proprio il film è girato tra la Puglia e la Campania, ovviamente poi l'Africa, e sono state 5 settimane intense, anche perché il film, benché tratti insomma anche di un tema molto forte, che è quello della malattia, esatto, perché il ragazzo deve tornare per iniziare delle cure perché gli viene diagnosticato un melanoma in fase avanzata, è comunque un film sulla vita e la sua trasformazione. Io ho cercato di abbracciare l'amore in generale, ho cercato di stare alla larga da quelli che possono essere un po' il pietismo della malattia, ho cercato invece di raccontare tutto ciò che accade quando la vita ti mette alle strette. Fabio, quali sono? Mi sembra che tu abbia anche raccontato l'avvicinamento poi con la famiglia di, sì, questo ragazzo, sì, che è un altro argomento delicato e molto importante. Un altro argomento importante, perché all'interno del film si scoprirà ben presto una, che ormai lo possiamo dire perché è all'ordine di tutte le recensioni, si parla di un amore omosessuale, il che significa che ovviamente non tutti i genitori accolgono in maniera molto tranquilla una dichiarazione del genere da parte del proprio figlio, e quindi c'è un distacco non nei confronti della madre, che è sempre, che è poi interpretata da Cristina, che è sempre affettuosa, avvolgente. Presente, avvolgente, sì, invece nei confronti del padre, che resta spiazzato, sognava per lui il classico figlio maccione, e quindi le scelte del figlio lo spiazzano, è soltanto nel periodo della malattia, che poi è il periodo che maggiormente ti mette anche in una condizione di riavvicinamento, i due si riabbracciano, una scena che per me è molto significativa, molto importante, e che finalmente vediamo anche l'animo, perché questo, come l'hanno definito, è un riavvicinarsi di anime. E infatti questa dichiarazione mi piace molto, perché io credo che questo sia un film sui sentimenti, sentimenti dove, per me infatti il film si chiama Effetto Domino, dove, utilizzando la locuzione latina ae, per dire che l'affetto che domina nella vita, e poi l'effetto domino, che sarebbe questa telefonata che arriva e che in un modo o nell'altro stravolge e stravolge la vita del ragazzo. Che curiosità, tutti al cinema, vi raccomando. Adesso invece vediamo insieme l'intervista realizzata allo chef Rubio, giusto per rimanere anche un po' in tema del disordine in cucina, vediamo insieme l'intervista realizzata da Domenico Fredella, vediamo. Gabriele Rubini, un ex strategista, personaggio televisivo e cuoco italiano, ma quale di queste 3 attività lei preferisce? Ma quello dell'essere umano che cresce, che fa tanti lavori e quando qualcosa gli piace ci si sofferma più del dovuto per poi dopo ripartire, quindi non ha un ruolo, un lavoro, qualcosa che in cui mi identifico di più. Con i suoi programmi ha ottenuto notevole successo, ma secondo lei qual è il segreto per attirare il telespettatore? Ma, non ci sono segreti, o ci se ne va o non ci se ne va, non è che ci stanno tutti gli autori che vuoi o gli aiuti che ti pare, ma poi alla fine sono fare contenuti, se ce li hai bene, altrimenti... Abbiamo in collegamento telefonico il professor Umberto Francese. Professore, quanto è difficile scrivere in napoletano? È difficilissimo, ce ne sono di studiosi che la pensano diversamente.
Le controversie sono parecchie le controversie. Ecco, il problema già... esiste praticamente un'unica grammatica del dialetto napoletano? No, di grammatiche ce ne sono parecchie. Ecco. Io ad esempio so addirittura 4 vocabolari di lingua napoletana. E quale è quella ufficiale? Oh. No, no, vede, per averne una, diciamo, una grammatica ufficiale ci sarebbe bisogno di attualizzare l'Accademia della Vicaria Vecchia. L'Accademia come massima istituzione linguistica ha lo scopo, ad esempio, di formare gli insegnanti in grado di tramandare un patrimonio comune, quello dei dialetti regionali, con la maggioranza naturalmente a quello napoletano che valica i confini campani. Professore, giusto per... allora, napoletano e siciliano non sono riconosciuti come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, o meglio, sono riconosciuti quale lingue in pericolo di estinzione? Questo anche si dice, questo anche si dice, vabbè, ma di lingue che cadono in disuso ce ne sono al mondo parecchie, di anno in anno. Sempre di più. Allora andiamo al dunque direttamente perché siamo proprio in chiusura. Il suo progetto, la sua idea di diffondere una delle grammatiche, o meglio, la scrittura, la lettura della lingua napoletana affinché non vada perduta? No, io intanto le dico che il dialetto, è stato detto, è l'oro dei napoletani. E questo è vero. Questo è vero. Il dialetto è l'elemento più fortemente identitario. Dal dialetto sboccia la canzone d'arte napoletana, sboccia il teatro, la poesia. Il dialetto è un grande dono che la provvidenza ha fatto ai figli di Partenope. Ok, che cosa facciamo noi allora, o meglio lei? Lo porta nelle scuole? Noi da anni ci stiamo battendo per scoprire, conoscere le nostre radici, interpretare il nostro passato, riaffermare, salvaguardare il patrimonio storico e culturale del nostro territorio, della nostra comune civiltà. Questo lo stiamo facendo anche attraverso convegni presso gli istituti linguistici, presso le scuole superiori. Abbiamo dato inizio proprio ieri ad una consistente scuola di napoletano presso una struttura alberghiera che si chiama Neapolitan Strips. E abbiamo fatto un forte contenitore. In questo contenitore ci abbiamo messo la lingua, che è il piatto principale, diciamo, è il piatto forte, e poi intorno i contorni, la poesia, la musica e persino le cibarie. Prof, grazie di essere stato nostro ospite, grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Lucia Monisteri, leggiamo un attimino perché anche qui c'è il napoletano? C'è qualche frase anche qui, quando la padella, diciamo, sexy, che cucina tutto senza olio, viene usata per la prima volta dalla mamma nei confronti di questa figlia abituata a croquet e a panzerotti, e gli offre questo misero pollo cucinato, diciamo, in maniera così antecedente, e al primo boccone Titina urlò dicendo: «Ne mamma, ma si è asciuto pazzo!» Stava annuzzando. Stupendo, visto? Il napoletano ritorna, alla fine gira gira, ci siamo. Io vorrei fare, e qui siamo veramente in chiusura, una piccola diversificazione tra, anche in base a quello che ha detto prima la Passarelli. Dice: bisognerebbe che esistessero tanti centri come quello di Pomigliano, perché l'Italia si sta dividendo un po' in due, nel senso che forse al nord leggono un po' meno. No, al nord leggono di più, qua siamo meno realtà che siamo introdotte in questi, sia come di, basta pensare che Napoli non ha una biblioteca per ragazzi, la città di Napoli, qualche libreria per ragazzi proprio specifica, ma non ha una biblioteca, quindi voglio dire, dalle nostre parti c'è questa mancanza proprio di mezzi e di strumenti, quindi ci vorrebbero, bontà sua che l'ha detto, centri come il nostro o come qualcun altro che c'è, sono delle librerie anche in giro, che portano questi libri, questa letteratura per ragazzi contemporanea nelle scuole e che attualmente è l'unico che tira nel settore. Se voi ci fate caso, ci sono autori che scrivono solo per adulti ma stanno cominciando anche a scrivere per ragazzi, perché tira l'editoria
per ragazzi. Quindi la vostra mission, mi sembra di capire, facciamo tanti piccoli figlioli oltre che a Pomigliano d'Arco anche in altre... Sarebbe l'ideale, questa, cioè avere altri gruppi di persone che spingano nel far leggere libri, proporre libri, ma non solo leggerlo, fare anche dei percorsi nelle scuole sul libro, perché noi poi dal libro ci divertiamo anche poi a portare il libro ed abbinarlo allo sport, al cinema, al balletto e ad altre cose, sempre partendo dal libro, alla cucina. Insomma, quindi ci divertiamo anche questa cucina cose. Poi ancora meglio, concludiamo. Io sì. Voglio un tuo messaggio d'amore ai nostri telespettatori, nel senso, grande profondità nella visione del film, grande profondità anche di emozione e di vicinanza. Ragion per cui io credo che tu possa tranquillamente lanciare il tuo messaggio d'amore, che sia delle famiglie o che sia anche a chi non riesce a trovare la propria identità. Io credo che, e ne ho fatto poi il mio bagaglio proprio personale, che l'amore sia il motore di tutto, l'amore che non ha sesso, che non ha identità, inteso proprio come amore, l'amore nel senso lato del termine, nel senso più bello, veritiero, tutto quello che ci porta, ma anche la passione, perché poi l'amore ha una marea di sfaccettature, l'amore nei confronti della famiglia. Io spesso una cosa che dico sempre ai miei, faccio anche lezioni nelle scuole come ci si approccia a questo mestiere, quindi la regia e quant'altro. E la cosa che dico sempre quando mi chiedono per te che cos'è l'amore è il tornare a casa e abbracciare le persone che meritano secondo te. Perché questo credo che sia una delle cose fondamentali che spesso, presi dalla routine, dallo stress, viene dimenticata. Ma in realtà noi abbiamo una forte componente che è la famiglia, e chi ha la fortuna di averla, chi ha la fortuna di viverla, è bene che determinate cose non vengano lasciate al domani, perché purtroppo la vita è imprevedibile. E così come nel film, io cerco di dare questo messaggio, cioè forse l'abbraccio, che è quello che manifesta di più l'incontro tra anime, l'incontro tra l'amore in generale. E quindi secondo me uno dei consigli fondamentali per quanto riguarda un messaggio d'amore è questo: abbracciare le persone che si ritengono care, che poi sono quelle che ci danno la forza di viverci le grandi soddisfazioni, ma nello stesso tempo anche di stare lì ad avviare un meccanismo di rinascita nei momenti in cui le cose non vanno bene. Grazie mille di essere stati i nostri ospiti. Noi ci vediamo puntuali la prossima puntata di Mezz'ora al TG. Arrivederci. Mezz'ora al TG, in collaborazione con Allestimenti Scuotto, Centro Igea Sant'Antimo, Aldo del Villano Atelier, Marinella.